rimasto bloccato, non possa venire, però è quello che è il collega che fisicamente ha fatto un grande lavoro di cura del volume, raccogliendo le vostre schede, perché noi diciamo, voi ci mandate tutto il materiale e noi lo dobbiamo editare, selezionare, quindi fare un grande lavoro su questo. E questo lavoro qui in particolare nel caso del libro è stato fatto da Vittorio Ferrorelli con la grafica dell'area del Gaudio dell'associazione Senza Titolo e possiamo velocemente appunto scorrerlo e vedrete, scusate, e vedrete sostanzialmente come questo volume sia ricco di immagini, oltre che di parole, anche di immagini, che crediamo che diano anche una grande soddisfazione ai ragazzi del lavoro che hanno fatto. E naturalmente più immagini voi ci manderete alla fine dei vostri progetti, che saranno di valore diciamo anche di alta definizione, più noi avremo la possibilità di pubblicarvele. Per questo noi insistiamo molto su questa fase, ma purtroppo senza il vostro materiale, senza il vostro impegno, che mi rendo conto sia grande, non può esserci poi alla fine questo lavoro corale di diffusione che è importante e di soddisfazione per tutti. Quindi da una parte abbiamo il video e il libro che documenta scheda per scheda ogni progetto, c'è per la terza edizione e ci sarà naturalmente per la quarta edizione. Io lo scorrerei, insomma l'avete tutti in mano, quindi non c'è bisogno di farlo vedere. La cosa su cui passerei invece è il video curato da Daniele Campagnoli, che è sempre dell'associazione Senza Titolo, che in questo caso praticamente vi mostrerà le parole chiavi e le caratteristiche fondamentali della terza edizione. Ne facciamo sempre una ogni edizione, questo è quello della terza edizione. Io lo inviterei comunque al no, va bene, è già stato comunque Vittorio Ferrorelli. Che applaudiamo. Thank you.
Ora vi passerei la parola a Beatrice Orsini per una novità che abbiamo quest'anno, nel senso che quest'anno, oltre al video e alla pubblicazione, abbiamo cercato di rimettere, diciamo, di dare maggiore visibilità nel nostro sito a tutti i vostri progetti, a quelle delle edizioni passate e anche a quelle future, organizzando il sito in maniera un po' diversa e cercando di dare conto di tutti i prodotti finali, perché ci eravamo resi conto che alla fine i prodotti finali di ogni progetto non venivano visti, non venivano valorizzati, rimanevano all'interno dei vostri siti, delle vostre istituzioni. In questo caso qui c'è un lavoro, diciamo, di rimessa in ordine del nostro sito che lascerei, diciamo, raccontarvi a Beatrice. Grazie Valentina, ciao a tutti. Allora, partendo dal sito in BC che vedete dietro, stiamo riorganizzando tutti i materiali e questa, la trovate questa pagina qua, la pagina di presentazione generale, che è per ora all'interno dei progetti, che riguarda però tutte le edizioni del concorso Young Geni Culturali. Sotto vedete che i materiali già sono stati divisi, video e tutte le edizioni. Video, spot promozionale generale, poi c'è una puntata che riguardava due progetti, che però ci è sembrato giusto inserire nella pagina generale. Poi ci sono le varie edizioni che stiamo ancora implementando, in particolare, visto che oggi si presentano i risultati della terza, partiamo proprio dalla terza, che contiene un abstract, un testo generico, il video che abbiamo appena visto e la pubblicazione che avete visto prima. Nell'etichetta progetti selezionati, invece, trovate l'elenco di tutti i progetti nello stesso ordine in cui sono stati inseriti nell'indice del libro, con un piccolo abstract che spiega subito un focus sul progetto. Allora, in particolare ne scelgo uno, ma non perché gli altri siano peggiori, a caso. Allora, Tracce di Valmarecchia, per esempio, che vedete contiene un'immagine che è il logo realizzato da voi e poi riporta alcune delle parti della scheda del libro, diciamo punto di partenza del progetto e più le realizzazioni finali, che è la stessa scheda del libro. In più trovate come allegato in PDF le pagine del progetto, cioè le pagine che adesso le sta scaricando, che sarebbero le pagine che trovate dentro al libro relative al progetto. Adesso le faccio vedere così. Sono quelle del foto della pubblicazione. Poi nei risultati del progetto adesso trovate la mappa con gli itinerari sensoriali, perché in questo progetto qua è stata creata questa mappa abbastanza interessante. Ed è stata messa come PDF allegata alla pagina del sito IBC. Tutti i PDF che voi producete, pubblicazioni, mappe e quant'altro, come PDF, verranno allegati qua, nei risultati del progetto. Invece la novità è questa etichetta qui, il percorso su IBC Multimedia, che andiamo ad aprire, che è su un'altra piattaforma, che appunto è IBC Multimedia, che è stata aperta, diciamo, inaugurata, tra virgolette, in giugno con il lavoro di altri due colleghi, il sistema armonico, e adesso in realtà se vi collegate a ibcmultimedia.it, appunto nella home trovate solo il sistema armonico, che è un percorso multimediale sulla musica, che coinvolge musei, oggetti, andateci a fare un giro comunque per vedere com'è impostato. Poi dopo rimetteremo a posto la home e quindi includeremo anche i vari beni culturali. Allora, questa è una piattaforma che consente di caricare solo materiale multimediale, in più anche le immagini, quindi video, audio e immagini. Il punto di partenza è sicuramente il luogo che è stato valorizzato nel progetto da voi sviluppato, quindi in questo caso la Valmarecchia. Come vedete già referenziato, in questo caso abbiamo lasciato i riferimenti del museo del MET, ma perché stiamo ancora in fase di
di caricamento, quindi se ne occupiamo io e la mia collega Maria Renatosi, e poi sotto trovate nell'etichetta contenuti tutte le cose che riguardano, tutti i materiali che riguardano questo progetto. Quindi ad esempio, vedete questa icona qua, questa indica che c'è un video, invece quella di fianco indica che è un materiale fotografico, ci sono le due foto. Allora, proviamo ad aprire questa qua con il video. Allora, ve ne faccio vedere un pezzettino. Allora, sotto al video ci sarà la descrizione del video. In più a destra vedete il tema, il macro tema è Europa e beni culturali. Sotto ci saranno le parole chiave che adesso ancora non sono state implementate, il luogo che è la Marina Vecchia e i percorsi. Infatti i vostri progetti verranno inseriti in vari percorsi, in varie categorie che sono state scelte d'accordo anche con Valentina. Ci sono alcune categorie, luoghi, questo per esempio è inserito in luoghi personaggi in tradizione agroalimentare. Cliccando su questi, ma adesso non clicco perché non è attivo il collegamento, potrete trovare gli altri progetti della stessa edizione, ma anche le edizioni precedenti, che sono stati, si è scelto diciamo, di inserire in questa etichetta perché l'argomento del progetto riguardava questa cosa qua. Non lo faccio vedere tutto. Perché lo presenteranno dopo. Esatto. Togliere nessun altro prima. E poi in questo caso, dato che c'era del materiale fotografico, ho inserito anche incontri e testimonianze, un po' per far vedere quello che è stato fatto per arrivare alla conclusione del progetto, e anche diciamo quest'altra galleria di immagini. Quindi sono delle gallerie di immagini in più i contenuti multimediali, partendo dal luogo che ho già referenziato, per dopo si può trovare tutto il materiale del progetto insieme. Oltre a questo, adesso appunto è in fase di implementazione, abbiamo anche, non so se lo sapete, adesso cerco di collegarmi, la nostra pagina Facebook. Lo sapevate? Chi è che lo sa, alzi la mano? Pagina Facebook di BC. Pochi? Siete pochi? Li vogliamo tutti? Allora, sulla pagina Facebook, ovviamente invitati tutti a mettere i like al più presto. Sul diario della pagina, come vedete oggi è dedicata agli uomini culturali. Se volete magari anche in corso d'opera dare delle immagini che ritenete più carine, degli scatti curiosi, singolari, che vi fa piacere condividere, li postate sul diario di vicini con il titolo esatto del progetto e io poi li condivido in modo da creare un discorso anche così in fieri, un'agenda del progetto che state seguendo. E poi vi faccio vedere che siete già su YouTube, peraltro, su Facebook, perché sono le foto di oggi, quindi siete già online. Ah, non ho detto una cosa importante, tutti i video che avete visto nel percorso multimediale, cioè qua, sono caricati nel canale YouTube istituzionale. IBC, perché c'è anche il canale YouTube e il sottocanale che adesso è stato dedicato solo ed esclusivamente agli uomini agricolturali. Grazie. Soprattutto dei ragazzi, perché la maggior parte verranno presentati dai protagonisti, come è giusto che sia. Lascio la parola.